Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo brevissimo video, spero sia breve almeno, nel quale vorrei rispondere a un quesito che mi avete posto ultimamente, ossia il perché ho cambiato il nome del canale, che poi cambiato, diciamo un'esagerazione perché alla fine ho solo tolto una parte. Adesso vi spiego le ragioni della mia scelta. Premettendo che questo video non avevo in programma di farlo per il semplice fatto che, e ve lo possono confermare quelli con cui ho parlato su Discord, non pensavo fosse necessario portarlo, non pensavo fosse un cambiamento così, diciamo, epocale. Però siccome mi sono arrivate varie domande a riguardo, ho deciso di fare un video breve per spiegare un po' a tutti, magari anche ad altri potrebbe interessare. Allora, perché ho cambiato il nome, ma soprattutto perché ho tolto lo Stories dal Creepy? Sono cose che ho già raccontato tempo fa, ma le racconterò di nuovo, così almeno, diciamo che chiarisco un po' le cose. Il mio canale nacque tempo fa, si parla di giugno, come un canale solo dedicato alle creepypasta. Ecco perché la scelta di quel nome particolare, ossia Creepy Stories. Banalmente, Creepy Stories doveva rappresentare letteralmente storie agghiaccianti, quindi quello che avrei portato sul canale. Sì, ammetto che come nome era davvero poco originale, però ragazzi, ai tempi ero ancora abbastanza, diciamo, scrauso a livello di fantasia. Col tempo poi mi sono spinto verso altri tipi di format e le creepypasta sono diventate uno dei tanti format, una delle tante tipologie di video che portavo su questo canale. Questo mi ha sempre fatto pensare che il nome fosse totalmente inappropriato al tipo di video che facevo. Insomma, l'ho sempre visto un po' come una cosa che non si addiceva bene a quello che portavo. E ho sempre avuto la tentazione, sinceramente, di cambiarlo. Ora, ovviamente, capirete benissimo che con 7500 iscritti, cambiare totalmente nome e sceglierne un altro sarebbe letteralmente una pazzia. Ormai mi conoscete tutti come Creepy e non posso assolutamente prendere e cambiare nome, anche se questo probabilmente gioverebbe, nel senso che ci sarebbero più persone attratte dal canale. Banalmente, se voi cercaste Creepy Stories su internet, trovereste il mio canale sì, ma poi altre cose, e quindi questo è sempre stato a mio svantaggio. Ho cercato con questo cambio di nome, quindi levando lo Stories, di, diciamo, rendere il mio canale, di dare più che altro al mio canale un nome più appropriato al genere che porto, insomma. Togliendo lo Stories, appunto, che secondo me era anche abbastanza obsoleto perché ormai nessuno più lo utilizzava, ormai tutti mi chiamavano Creepy e quindi mi sembrava inutile tenere uno Stories che rappresentava nel nome stesso una piccolissima parte dei contenuti che portavo sul canale. Ho preferito tenere Creepy, che sembra un nickname più fra virgolette normale e più sensato. Quindi nulla, questo era quello che volevo dirvi in questo video, me l'avete chiesto in tanti, ho risposto ad alcuni, ad altri no, perché aspettavo appunto di fare questo video in cui avrei chiarito meglio la situazione. Volevo chiedervi ragazzi se siete abili a fare dei BG per i canali, io me la cavicchio, ok, però visto che ho scoperto che il termine BG non è noto a tutti, per BG intendo banner del canale, insomma l'immagine che vedete sopra la foto profilo. Mi piacerebbe avere qualcosa di abbastanza figo, perché in questo momento il mio BG recita Creepy Stories in sostanza, però vorrei cambiarlo appunto perché il nome è stato cambiato anch'esso. Di conseguenza, se volete provare a farmi un BG, mandatemelo, fatelo, se volete ovviamente, mandatemelo pure sui social, su Facebook, su Instagram, su Telegram, insomma dove volete. Potete farlo in qualsiasi modo. Io ne sceglierò poi uno, ma comunque di sicuro vedrò di ringraziarvi tutti quanti, perché comunque ci vuole impegno, ci vuole del lavoro dietro e insomma apprezzerei in ogni caso, anche se poi non dovessi scegliere il vostro. Detto ciò ragazzi, spero che con questo breve video io vi abbia, diciamo, schiarito un po' le idee sull'accaduto, che poi chissà cosa, sul cambio di nome, sulla modifica più che altro del nome. E nulla, vabbè, non vi chiedo di lasciare mi piace, insomma questo era un video informativo, uscirà probabilmente come secondo video della giornata, non so se oggi o se è mercoledì o domani, vedrò. E nulla ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.